stavo aspettando, perché vi devo dire una cosa. Lo sapete che siete fortunati voi? Sì, siete fortunati, perché io oggi vi faccio vedere come si fa l'impasto per la vera pizza napoletana. Quando lo dovevo imparare io questa? Che dove lo pigliavo uno che mi spiegava come si faceva? Quando dovevo imparare a fare la pizza, sapete che facevo? Mi rubavo i panetti da dentro alle cassette della pizza e poi dopo andavo nell'office dove si davano i piatti e di nascosto da tutti cercavo di stenderla. Però la cosa bella è che quando vai al pizzaiolo, che poi fosse mio padre, arrivava la cassetta con il panetto mancante, diceva sempre: chi è giunto a scuola? Chi è giunto a scuola oggi? Nel senso che è scuola di pizzaiolo. E questa è una sorta di scuola di pizzaiolo, però non per i professori, che non ci stanno professori, non ci stanno maestri. Io voglio insegnarla a te, che stai tornando da lavoro e stasera vuoi fare una sorpresa al tuo fidanzato, a tuo marito o a tua moglie, dipende, o ai tuoi figli, quello che volete. Quindi non siamo qui a insegnare ai professionisti, ma alle persone che si vogliono divertire con amore e compassione vicino al mondo della pizza. Partiamo da una cosa fondamentale: per fare la pizza ci servono soltanto 4 ingredienti, 4, non di più. Ci vuole l'olio? No. Ci vuole le uova? No. Ci vuole il burro? No. 4 cose: farina, acqua, lievito e sale. Basta. Ok? Quella che adesso vi farò vedere oggi è la ricetta classica della pizza napoletana. Quella là, diciamo, più che potete usare in diverse maniere, potete fare pizze fritte, pizze in teglia, pizzette insomma sulla, anche che sono, molti usano, poi c'è la pizza sulla pietra, stesso nel forno di casa, ed è fatta in questo modo. Con questa è la ricetta degli ingredienti: su mezzo chilo di farina 00, e qua arriva direttamente la domanda, quale farina usi? La migliore, ok? Farina 00 debole, quindi una forza debole, 300-350 ml d'acqua, ok? 4 g di lievito di birra, guardate quante sono 4 g di lievito di birra, è un pezzettino piccolo così, è solo e soltanto 20 g di sale fino. Il procedimento, ci siete? Si parte subito, si versano tutti in mezzo chilo di farina, in un recipiente molto più grande, così, ecco qua. La prima cosa abbiamo fatto, dopodiché ci sbricioliamo dentro i 4 grammi di lievito. Ah, questa è una ricetta che potete utilizzare come a Napoli noi pizzaioli diciamo facciamo l'impasto a mattina va sera o a sera va mattina, nel senso che deve lievitare almeno tra le 10 e le 12 ore, va bene? Quindi se lo dovete fare la sera, al mattino dovete fare l'impasto, se dovete fare le pizze al mattino, la sera dovete fare l'impasto. E dice, ma io le devo fare domani sera, però domani mattina non c'ho tempo di fare l'impasto. Allora lo fai la sera prima, poi lo metti dentro al frigorifero e la mattina dopo lo cacci dal frigorifero e la sera puoi fare le pizze, ok? Va bene? Il procedimento è sempre lo stesso, soltanto che devi farlo stare per tutta la notte nel frigorifero. Una volta messo il lievito sbriciolato nella farina, ci andiamo ad aggiungere l'acqua. L'acqua un po' alla volta, no? Tutto insieme. Vedete? Inizia a mescolare così, piano piano. Il nostro impasto inizia ad avere la sua consistenza. Dopo una volta, Sì, vedete? Una volta che la farina ha assorbito la gran parte dell'acqua, ci aggiungiamo ancora un altro poco. Andiamo a lavorare. Il sale ce lo conserviamo per ultimo, ok? Prima di consumare tutta l'acqua ci andiamo a mettere il sale. Ancora un altro goccio d'acqua, sta quasi per finire l'acqua. D'acqua che va a sciogliere le piccole granelle di sale e le fa assorbire al nostro impasto. Così.
questo punto, quando l'impasto ha raggiunto una bella consistenza per poterlo lavorare con le mani, versiamo il nostro impasto sul banco di lavoro in questo modo qua, vedete? Eccolo qua il nostro. E lo andiamo a lavorare di polso, così, vedete? Questo è un lavoro che deve durare almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Si attacca un po' sul banco, per evitare che si attacca un po' sul banco, lo spolveriamo con la farina. L'impasto è in idratazione che si aggira intorno al 70%, proprio perché per le lunghe cotture a casa nel forno elettrico che abbiamo c'è bisogno di un impasto che abbia una datazione un po' più alta della vera pizza napoletana che utilizziamo noi pizzaioli veraci, quella non difficilmente supera il 60. Ecco fatto, vedete? Passato il quarto d'ora, 20 minuti di lavorazione, riusciamo ad avere una massa più o meno del genere, vediamo un recipiente che possa contenere il doppio della massa del nostro impasto, nel quale versiamo un goccio d'olio per evitare che si attacchi e per facilitare dopo quando lo dobbiamo tirare fuori. Lasciamo così, ci mettiamo una bella pellicola sopra e lo andiamo a mettere in un posto tranquillo dove nessuno gli dà fastidio, lo lasciamo lievitare per tutto il tempo che abbiamo detto. Dopodiché, quando è pronto, facciamo quello che pure riteniamo opportuno: pizze, pizzette, pizzenteglia, quello che vogliamo.